mio padre ha un buco in gola e una medaglia d'argento. Oggi è andato in pensione, alta burocrazia nazionale. Mia madre è professoressa, o meglio, una professoressa madre. Mi ha dato sempre quattro, anche se mi voleva bene. Oggi è andata in pensione con la medaglia della scuola. La guarda sempre con orgoglio, oh, ascoltando la radio. Mia nonna è una brava signora, ma nonostante tutto è morta. Cucinava con troppo amore e mi faceva ingrassare. Ed io crescevo bene, grasso come un maiale. Studiavo come un matto per far onore all'onore, per far onore all'onore, per far onore all'onore, onore ai padre e la madre, ma soprattutto i bambini. E questo è sottinteso, se si diventa assassini. Ma no, io non sono stato, io ero in Germania. Se qualcuno ha taciuto, certo è stato frainteso. Ma no, io stavo cantando in una strana stazione, quando lei è arrivato, stavo appunto pensando, ma che strana persona, scommetto che sa già tutto, può trovare i miei libri perfino sotto al letto. Se c'è del sangue sul muro, qualcuno si è vaccinato. No, 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 signor dottore, io sono rimasto a letto, ma la camicia di forza ha uno strappo sul collo.